Siamo ancora con l'avvocato Tonino De Silvestri, ex magistrato di Cassazione, dove ex è un qualificativo, non è un ex di passato. Un dato storico. Un dato storico. Per affrontare con le conoscenze di oggi, quindi sono essenzialmente conoscenze mediatiche, non conoscenze di documenti, questo lo precisiamo sia per etica professionale nostra che per sua etica professionale, noi abbiamo letto sulla stampa, tutti abbiamo letto che ci sono due comportamenti, attualmente due linee diverse di due procure, quella di Roma che è competente per Veneto Banca, e lo stiamo a dire perché in questo caso, che ha emesso un provvedimento per gli arresti domiciliari di Vincenzo Collins, cioè che era il Deus della Veneto Banca, non solo decretando i domiciliari, ma anche sequestrando in via cautelare suoi beni fino all'importo complessivo di 45 milioni di euro. La Procura di Vicenza sta seguendo, come ha spiegato Cappelletti, un'altra strada, poi vedremo se è più valida o meno valida di quella di Roma, per cui provvedimenti analoghi al momento nei confronti dell'altro, io dico sempre Deus, poi dopo la storia ci andrà, i fatti ci andranno a confortare su queste identificazioni della Procura di Vicenza che è Zonin e tutti i suoi collaboratori più stretti, quelli coinvolti o coinvolgibili, che non hanno emesso questi. Leggendo la stampa locale, che la stampa nazionale onestamente si è fermata a questo racconto, a questa constatazione, oltre che all'evidenziare i due diversi comportamenti. La stampa locale, sembra singolare, ha evidenziato quest'altra faccenda. Attenzione, cari lettori, cari soci, la sequestro cautelare dei beni di Vincenzo Consoli è un sequestro che nel caso in cui fosse confermato porta soldi allo Stato, non certo agli azionisti. Al lume di buonsenso e di lettore, io so che sequestri cautelari, poi magari confermati, ci sarebbe un secondo passaggio, fatti nei confronti di mafiosi vanno a beneficio dello Stato perché vanno a tutelare un'aggressione, tra virgolette, allo Stato. Sequestri cautelari fatti nei confronti di amministratori vanno a beneficio dei danneggiati, che a meno che non siano tasse evase, non penso che siano stati. Però io ho un pensiero, so che anche lei esprimerà un pensiero perché non abbiamo le carte in mano, ma vorrei che chiarisse un po' questo punto. Allora, anche qui qualche spiegazione, no? Ovviamente, secondo me, il contrasto tra la Procura di Vicenza e la Procura di Roma è enfatizzato, nel senso che non possiamo dire che ci sia un effettivo contrasto, ossia la linea di Vicenza, esatto, quindi la Procura di Vicenza sta seguendo la sua linea, che solo ovviamente gli ex colleghi sono in grado di valutare, e lo stesso discorso vale per Roma, quindi su questo non entro assolutamente. Spieghiamo solo una cosa, in cui ci siamo, Roma è competente per la Veneto Bank perché i reati ad oggi noti, a parte altri possibili reati che possono essere, come diceva Cappelletti, sempre messi in gioco, quindi aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza, si sarebbero verificati in una comunicazione che Veneto Banca ha inviato a Banca d'Italia a Roma, e quindi il reato si sarebbe concretizzato a Roma. Nel caso diverso, nel caso della Banca Romana di Vicenza, questa è la situazione delle procure, il reato, lo stesso reato, si sarebbe configurato a Vicenza perché sarebbe stato compiuto aggiotaggio o sarebbe stato frapposto ostacolo alle comunicazioni durante ispezione della Banca d'Italia a Vicenza. Questo per spiegare il perché delle diverse competenze. E non vorrei entrare nel merito perché non è questo l'argomento oggi, ma tornerei un po' a Consoli. Certo, dando un'ulteriore spiegazione su questo, in fase di indagini ci sono due procure diverse, nulla vieta di pensare che un giorno questa indagine possa essere unificata. Ecco, questo è un altro discorso. Allora, dicevo, questo forse sarebbe opportuno tecnicamente parlo, non mi pronuncio. Dicevo, questo conflitto, questa diversità di linea è enfatizzata, perché sempre l'articolo di giornale al quale lei fa riferimento, la fonte di informazione sono sempre i giornali cittadini,
fa anche, mette anche in rilievo il fatto che la Procura di Vicenza ha contestato il cosiddetto reato amministrativo alla banca, mentre invece Roma non l'avrebbe contestato. Quindi... Questo avrebbe, perché a me non risulta dichiarazione ufficiale al riguardo. Però... Infatti. Allora, volevo dare una spiegazione anche qui per dare qualche chiave di lettura. Una legge sostanzialmente del 2001 ha in pratica ipotizzato la possibilità che delle persone diverse dalle persone fisiche possano commettere qualcosa di simile ai reati. Non è che la banca può commettere un omicidio o una rapina, però la banca può commettere dei reati secondo questa legge, la banca come anche una società. Allora, questa legge sostanzialmente come è articolata? Questa legge prevede che se all'interno nell'attività di una società, qualunque essa sia, vengono commessi dei reati che vengono definiti reati presupposto, rispondono di questi, le persone che hanno commesso il reato rispondono del reato presupposto, ma la banca risponde se non ha adottato modelli, diciamo così, tali da poter contrastare la commissione di questi reati. Non so se sono stati. Non a caso nelle banche ci sono gli organi che si chiamano compliance, eccetera. Sono organi di controllo che dovrebbero fare in modo che i comportamenti complessivi dell'entità, dell'istituzione, siano conformi alla legge, altrimenti non esisterebbero neanche questi organismi che sono molto, molto importanti. Perfettissimo. Allora, questa premessa che ho fatto per arrivare alla conclusione che, siccome tra i reati presupposto, cioè quelli che fanno scattare la responsabilità della persona giuridica, ci sono i reati societari, io trovo ineccepibile il fatto che la Procura di Vicenza abbia contestato questo tipo di responsabilità alla banca, ma ho motivo per ritenere che la stessa cosa farà Roma, quindi o l'ha già fatta o lo farà, perché i reati presupposto sono reati presupposto sia per Roma sia per Vicenza, quindi io non riesco a ipotizzare che la Procura di Roma non contesti questo reato alla banca. Perché faccio questo discorso? Perché gli organi di stampa traggono conclusioni su questa diversità, che secondo me non vi è motivo di trarre, perché, ripeto, la situazione è assolutamente analoga e finirà. E poi la situazione sarà chiara nel momento in cui fosse deciso un rinvio a giudizio. Piazza sta ancora parlando di ipotesi, quindi sia ipotesi di reato, anche noi non vanno colpevolizzati in assoluto, lasciamo fermi il principio di innocenza, anche se... Però, evidente. Torniamo un po' di più. Però intendevo dire che questa responsabilità scatta automaticamente a livello di contestazione, poi il merito è un altro discorso, quindi sicuramente non si può trarre alcun argomento. I sequestri. Questo è un argomento molto complesso, perché, come lei correttamente ha accennato, bisognerebbe vedere il provvedimento, perché anche qui colgo l'occasione per dare una spiegazione. I sequestri possono essere o conservativi o preventivi, perché sennò chi ci ascolta non capisce nulla. Allora, un sequestro conservativo è quello che a me serve, a me PM che sto facendo le indagini, perché io ho bisogno di quel bene per fare le indagini. Se c'è un incidente sul lavoro, io devo sequestrare la macchina per poter fare una perizia sulla macchina. Finito il mio interesse, il sequestro cessa di essere, quindi viene restituito all'avente diritto. Il sequestro preventivo è una cosa completamente diversa. Il sequestro preventivo, intanto, siccome è un atto che spetta al giudice, quindi spetta al GIP e non al PM, il PM può chiedere il sequestro preventivo, e quindi chi lo concede o non lo concede è il GIP. Il sequestro preventivo ha generiche finalità di preservare dalla possibilità di commettere ulteriori reati, oppure è finalizzato alla confisca. Qui ci avviciniamo al termine. Se io ho commesso un reato e da questo reato, l'esempio più semplice è quello dei reati fiscali, questo rende l'idea. Abbiamo avuto l'esempio dei conciari qui a Vicenza, così faccio un esempio che ci consente di capire in modo tangibile. Ai conciari, che sono stati indagati e poi processati, sono stati fatti dei sequestri preventivi finalizzati alla confisca. Qual era la logica di questo sistema? Siccome tu, facendo dei reati fiscali, non hai adempiuto ai tuoi doveri, allora l'Agenzia delle Entrate ti faceva un calcolo generico di quello che tu
avresti evaso, e quindi il PM, sulla scorta di questa valutazione, chiedeva al GIP un sequestro preventivo per evitare che questi ovviamente disperdessero i beni, per poi procedere alla confisca in caso di condanna. Ora, nel caso nostro non abbiamo il provvedimento, né la richiesta del PM né il provvedimento del GIP, né abbiamo un qualche parametro onestamente per capire come salta fuori la cifra di 45 milioni, perché 45 non 40, non 38 e non 50. Quindi bisognerebbe avere il provvedimento. Qui si innesta un problema giuridico che non sono in grado di risolvere. Vi posso dire qual è lo stato dell'arte, perché non è che tutti i sequestri preventivi siano finalizzati alla tutela dello Stato. Ci sono dei sequestri preventivi con confisca che riguardano parti offese, che sono persone private. Per esempio, non so, in tema di reati, lei faceva prima l'esempio dell'abuso della proprietà industriale, e in questo caso c'è il sequestro preventivo finalizzato al risarcimento per i danni. Ecco, quindi non è che c'è questo automatismo sequestro preventivo, confisca, Stato. Non è così. La questione è ancora più complessa, perché anche nei casi in cui c'è sequestro preventivo, confisca, Stato, ci sono state delle problematiche che si sono innestate con un fallimento. Faccio riferimento a una sentenza di Cassazione, il discorso sarebbe troppo complesso. E allora lì, in quel caso, si è detto: sì, va bene, c'è lo Stato, ma c'è pure la massa fallimentare, quindi la destinazione di questi beni deve andare allo Stato, ma deve andare pure alla massa fallimentare. Quindi siamo sul piano delle probabilità, delle possibilità. Io non ho altri elementi per dire di più, però credo almeno di avervi dato qualche parametro per capire cos'è successo. Ok, io sulla base di questo faccio una semplice supposizione giornalistica, appunto qui. La prima parte è una sintesi di quello che ha detto. Se ci fosse nel provvedimento un appello, un riferimento a danni, chiamiamoli erariali, anche se è un termine generico, quindi dei danni che Consoli o chi per lui avesse generato allo Stato in senso lato, sarebbe possibile che questo sequestro, se confermato con una confisca, sia destinato ad andare nelle casse generiche dello Stato. Se invece questo sequestro, se fosse cautelare, fosse confermato da una confisca e fosse motivato da possibili danni a soci o alla banca stessa, o magari a qualche socio che ha fatto denunce specifiche nei confronti dell'ex amministratore delegato della banca, ex direttore generale Consoli, probabilmente questa confisca potrebbe andare a beneficio del danneggiato specifico. Quindi comunque non c'è l'automatismo sequestro Stato. Io aggiungo, per le conoscenze mediatiche, poi cercherò documenti, quelli pubblici, quelli reperibili, per le conoscenze mediatiche all'atto non ci risultano rilievi fatti a Consoli in termini di evasioni fiscali, quindi non è così automatico, uso un eufemismo anch'io, attribuire l'eventuale confisca che derivasse da questo sequestro che fosse a beneficio dello Stato. Questo qui, la certezza, come lei non ci può dare la certezza e io non posso dare la certezza che il sequestro sia finalizzato a rimborsare eventuali danneggiati fisici, non posso dare questa certezza, altrettanto, forse di più aggiungo io, ma questo personalmente, non c'è nessuna certezza che questo sequestro sia a vantaggio dello Stato. Lei ha detto cose ineccepibili, chiaramente dovremmo andare avanti con le relazioni e non mi no, sembra... No, ci prendiamo qui, voler fare un punto. Allora, esatto. Secondo me, per essere certi, torniamo alle premesse, servono i documenti. Fare delle affermazioni di certezza quando i documenti non ci sono è un po' azzardato. Però abbiamo dato delle chiarezze, quando uno leggerà noi o altri, si porrà questo problema. È un dato o una supposizione? Certo. Fino a che non saranno disponibili gli atti, questo riguarda il sequestro o i sequestri futuri possibili e così via, fino a che non saranno resi, messi nero sul bianco i possibili reati contestati, questo verrà congelato, non adesso in fase di indagini, qui possono cambiare i reati, possono aumentare, possono diminuire, ma in fase di rinvio a giudizio
non possiamo dire nulla. Ci sono tutta una serie di quesiti ai quali non siamo in grado di dare risposta, no? Perché per esempio un altro quesito che ci possiamo porre, quindi questo per farvi capire, per darvi chiari di... Così ci diamo la rivedeccia alla prossima puntata. Sì, va bene, non c'è problema. Ma se sostanzialmente questo provvedimento è stato fatto a carico dell'ex AB Consul, ex AD per un certo periodo, ma direttore generale per un lunghissimo altro periodo, era poi il Dominus. Io prima l'ho chiamato Deus e mi chiedo scusa, è Dominus. Ho capito perfettamente, ma io non so chi sono gli indagati a Roma. Allora, questa è la mia, è una domanda che trasmetto a chi ci ascolta per dire. Demando l'elenco, perché l'elenco degli indagati a Roma è pubblico in questo momento. Sono 15 iscritti nel registro degli indagati. E perché abbiamo fatto un sequestro solo? Voglio vedere che può darsi che sia relativo anche ad altri, questo voglio controllare, anche perché l'altra diversità allo stato delle cose. E in base alla conoscenza mediatica, noi non abbiamo un accesso privilegiato agli atti che forse altri possono vantare. Attualmente la Procura di Roma non solo ha preso questi provvedimenti nei confronti di consoli, ma ha iscritto nel registro indagati, che vuol dire essere iscritto nel registro indagati non vuol dire colpevolezza. No, però vuol dire che posso chiedere un provvedimento. Ci sono altre 14 persone, tra cui i membri del collegio sindacale. Qui in effetti c'è a oggi, stando ai dati, ai nomi noti, c'è una diversità di comportamento tra Procura di Vicenza, secondo me, e Procura di Roma. Non ci risulta che nell'elenco degli indagati della Procura di Vicenza ci siano dei sindaci revisori, il che sempre che in punta di diritto, direbbe lei, no? Generalmente il collegio sindacale è considerato in buona parte responsabile alla pari CDA e in certi casi addirittura in maniera superiore perché avrebbe degli obblighi di controllo. Stiamo parlando di due cose contemporaneamente. Io per tutta una serie di motivi non mi pronuncio sul discorso, certo, che lei sta facendo, perché non mi sembra... No, non voglio che faccia una pareri sulla procura attuale, ho evidenziato le diversità. Dati di fatto. Io torno al sequestro preventivo, che è un po' come dire l'oggetto misterioso della nostra conversazione. Allora, mi domando, se il beneficiario di questo potenziale, di questo sequestro preventivo è lo Stato, non si capisce perché verso lo Stato risponda la D, 1. 2. Se ci sono più indagati, chi non risponde verso lo Stato? La banca? Se, quindi non capisco. Poi, io non sapevo che c'erano altri indagati, ma per semplificare il discorso, sì, dicevo, certo, non so. Certo. Ma se si chiede un sequestro preventivo a tutela dei soci in buona sostanza e ci sono più indagati, e allora non si vede perché il sequestro preventivo debba essere chiesto solo a carico di consoli e non anche, seppur in misura minore, a carico degli altri indagati. Quindi in sostanza è un oggetto misterioso, mi chiedo, la mia ipotesi, ma non è un documento, potrebbe darsi che ci siano delle specifiche accuse rivolte da qualche danneggiato che assumerebbe quella cifra, però non, è un'ipotesi. Cercheremo di trovare documenti più, magari chiedendo anche ai nostri colleghi di Roma, quando avremo e se avremo questi documenti magari torneremo. Riprendiamo il discorso. Benissimo, credo di essere stato perlomeno chiaro nell'esposizione del quadro. Ci manca, diciamo che abbiamo esposto la cornice, ci manca la tela. Quindi diciamo che oggi se noi siamo 77esimi nella classifica della cattiva informazione finanziaria, speriamo di aver scalato un posto per un'altra efficienza. Ne sarei orgoglioso. Certamente. All'incasso, come anche io sono orgoglioso che pochi giorni fa il nostro libro, torno perché devo fare uno spot, non sono contento perché aver raccontato quello che stava succedendo in una maniera che poi si è dimostrata vera, si è dimostrata nei fatti vera, perché danno la banca comunque, perché se ne dica, da 62,50 euro di quotazione virtuale è passata a un valore, anche qui ancora oggi in liquido, di 10 centesimi. Aver previsto questo, aver raccontato questo, non previsto, aver raccontato questo e quindi aver previsto di conseguenza da questa conclusione ci conforta professionalmente, non ci conforta né come cittadini di Vicenza né come operatori di Vicenza, perché i danni economici che questa situazione oggettiva, quindi il depopolamento dell'area, comporta non soltanto per i danneggiati diretti, ma per tutta la mole enorme di danneggiati indiretti. Ricordo soltanto un numero. Repubblica,
su un giornalista certamente più esperto e più bravo di me, sintetizzava il danno complessivo sul territorio arrecato dalla gestione delle due banche, quindi Popolare di Vicenza e Veneto Banca, si possono fare proporzioni per semplice aritmetica sulle quote, non è rappresentato dai, diciamo, dagli 11 miliardi azzerati, ma è rappresentato da un danno sul territorio valutabile in circa 40 miliardi. 40 miliardi è un importo molto maggiore di una pesante manovra finanziaria nazionale. Questo danno sarebbe concentrato per circa il 50% in Veneto e in particolare nel Vicentino e nel Trevigiano. Questo per far capire perché siamo così insistenti, perché siamo così attenti a questi fenomeni, sperando che questi nostri appelli non si risolvano come quelli che ancora oggi, speriamo che siano, invece, trovino un riscontro vero. Ogni volta che c'è un terremoto si promette che si fa di tutto perché dopo i terremoti non si possono evitare, per carità, ma che gli effetti non siano così disastrosi. Certo. Poi troppo per elencare una lunga lista di terremoti in cui questa promessa è stata fatta ed è documentabile, però le case continuano ad essere protette, come hanno detto protette, per cui i terremoti che non si possono evitare avvengono, ma i danni che si potrebbero evitare o attenuare al massimo in termini di vite umane e in termini di economia, di danni fisici, potrebbero essere attenuati. Quindi noi continueremo su questa strada, non per evitare i terremoti, banche che chiudono, aziende che falliscono, cattivi comportamenti illeciti ci possono sempre essere. Cerchiamo di occuparci anche di come fare in modo che la conoscenza porti a ridurne, a prevenire gli effetti negativi o ridurli nel caso in cui avvengano. Questo è lo spirito. Ma è una testimonianza storica di un periodo drammatico del territorio, quindi è un libro che non fosse altro, al di là di ogni altro merito e al di là di ogni altra valutazione, ha un valore, ripeto, di testimonianza completa, perché non mi risulta che ci siano altri dati, altre pubblicazioni così complete e così riassuntive dell'intero fenomeno. Quindi questo credo di poterlo dire in assoluta serenità. Il libro ovviamente lo conosco, me ne ha fatto omaggio, non l'ho comprato, ma me ne ha fatto omaggio per evitare conflitti di interesse, non lo volevo comprare, e ripeto che è una testimonianza assolutamente esaustiva. Chiaramente nelle parti valutative ciascuno faccia le proprie conclusioni, ma la storia, i dati storici sono quelli e sono riportati. Infatti lo scrivo Vicenza, la città sbagliata, non fa valutazioni, racconta, o meglio, ristampa quello che ha raccontato sul web dal 13 agosto 2010. Io ringrazio ancora una volta lei, intanto la riavremo sicuramente ospite, chiederò di venirci a spiegare un po' di cose, e ringrazio chi ci ha ascoltato sperando di essere stato utile. Grazie per la pazienza. Grazie, arrivederci.